Ecco un brevissimo riassunto sulle equazioni binomie. Innanzitutto diamo la definizione. Si chiamano equazioni binomie quelle equazioni che hanno soltanto due termini, in cui il termine che contiene la x è una potenza ennesima della nostra x e il secondo termine non contiene l'incognita. Ecco alcuni esempi di equazioni binomie dove adesso metterò un altro esempio, x alla quarta uguale a meno 2. Che è impossibile perché nessuna potenza di ordine pari può essere uguagliata ad un valore negativo. Abbiamo quindi da fare subito una netta distinzione che riguarda l'esponente. È molto diverso avere un'equazione binomia con un esponente pari rispetto a un'equazione binomia con l'esponente dispari. E precisamente dipende dai segni. Se noi abbiamo un esponente pari x alla quarta più 1 con i segni concordi, nel momento in cui andassimo a spostare il termine 1, otterremmo che x alla quarta è uguagliato a un valore negativo. Perciò diciamo subito che tale equazione è impossibile. Invece, quando l'equazione avesse i segni discordi, ovviamente parlando di termini che occupano la stessa posizione al primo membro, quando i termini sono discordi, nel momento in cui andassi a spostare il nostro valore, avrei che quindi x alla quarta sarebbe uguale a un valore positivo, il che sarebbe più che possibile, e avrebbe come soluzione sempre due soluzioni opposte fra di loro. E quindi nello schema scrivo proprio queste due precisazioni: nessuna soluzione quando la x alla quarta è uguagliata a un valore negativo, e invece due soluzioni opposte quando x alla quarta è uguagliata a un valore positivo. Invece, quando l'esponente è dispari, vedremo che avremo sempre soltanto un'unica soluzione. Infatti, x alla settima più 1 uguale a 0, separo e porto di là il termine noto, estraggo la radice settima e ottengo che x è uguale a meno la radice settima di 1, che è proprio uguale a meno 1, un'unica soluzione. Come anche nell'ultimo esempio, x alla quinta meno 32 uguale a 0, porto di là col cambio di segno, estraggo la radice quinta e quindi una potenza positiva sotto radice quinta dispari risulta ancora positivo. Quindi vediamo che possiamo concludere questo video con questo brevissimo schema che dice: le equazioni binomie devono essere esaminate nel loro esponente, pari oppure dispari. Quando l'esponente è pari, prestate attenzione perché avrete o il caso in cui non c'è alcuna soluzione, oppure il caso in cui esistono le soluzioni e sono opposte fra di loro. Invece, quando l'esponente è dispari, la situazione si semplifica molto perché la soluzione è unica, quindi non serve mettere più e meno perché, anzi, sarebbe un errore. E avremo che da una potenza positiva avremo una soluzione positiva. E invece da una potenza negativa avremmo avuto una soluzione negativa. Il video termina, ricopiatevi questo schema e miglioratelo e ci vediamo quindi nelle prossime lezioni.